L'Arezzo riscatta la batosta di Piancastagnaio superando di misura la Viterbese con una rete di Raso alla mezz'ora del secondo tempo. Bacci si schiera un 11 titolare inedito con il rientrante Speranza e Chiarini al debutto. Borgogni parte titolare al posto di Raso che quando entrerà farà la differenza. Al quinto minuto, in un'azione molto confusa in area ospite, Chiarini colpisce di testa e il pallone entra in porta, ma l'arbitro non convalida fra le proteste della formazione amaranta. Al dodicesimo punizione a due con Speranza che appoggia Mencarelli che scarica fuori di poco. Al ventesimo Crescenzo segna con il portiere a terra, ma l'arbitro Guidi di Imola annulla per fallo sull'estremo difensore laziale. Brivido al ventiquattresimo quando Chiarini, in qualche modo, riesce a fermare Vegnaduzzo nel cuore dell'area di rigore. Al venticinquesimo splendida cavalcata di Sissé sulla sinistra. Il Colored mette in mezzo, ma Borgogni calcia malissimo, sprecando un'ottima occasione. Risponde la Viterbese al 32esimo con Maiella, bravo ad addomesticare il pallone, ma il tiro è davvero da dimenticare. Al 35esimo Sissé lancia il contropiede servendo Martinez, che invece di servire uno dei compagni si intestardisce e calcia addosso ad un difensore, sprecando così un'occasione. Al 37esimo ancora Sissé protagonista, quando serve Mautone che scarica, ma Santi si rifugia in calcio d'angolo. Al 38esimo Borgogni mette alto sulla traversa un colpo di testa impattando in piano sul pallone invece che schiacciare, sprecando ancora una volta. Ad inizio ripresa Mister Bacis toglie Speranza ed inserisce subito Federico Ciasca e Sissé al secondo minuto prova un'accelerazione in aria ma viene stoppato in calcio d'angolo. All'ottavo dentro Raso per un abulico Borgogni. Al 13esimo invece viene annullato un gol a Martinez per fuorigioco dopo un batti e ribatti in aria. L'argentino dribbla anche il portiere ma non serve a niente. Al 24esimo Martinez con una serie di dribbling davvero ubriacanti si presenta da solo davanti a Santi che però blocca con facilità la sua conclusione. Al 25esimo Raso scarica un tiro fortissimo che il portiere viterbese riesce a respingere soltanto con i pugni. Alla mezz'ora il bomber romano di testa sigla la rete della vittoria, raggiungendo quota 9 in classifica marcatori e dimostrandosi ancora una volta decisivo anche se partito dalla panchina. Al 32esimo minuto rispondono gli ospiti con Morino, il pallone schizza pericolosamente ma termina in corner. Sull'angolo vibranti le proteste dei laziali per un mani nell'area dell'Arezzo. Un minuto più tardi, rapido contropiede degli Amaranto con Crescenzo che serve Raso che viene anticipato. La palla arriva a Ciasca che calcia a botta sicura, ma termina in angolo. Al 37esimo, occasionissima per Martinez, servito da Crescenzo, con Santi che indovina anche questa volta il miracolo. Al 39esimo, il capitano degli ospiti viene ammonito per un prolungato diverbio con la panchina di casa. All'ultimo minuto, Raso viene stoppato in aria dopo un assist di Sissé e termina qui una partita difficile che l'Arezzo aveva assoluto bisogno di vincere per restare in scia dell'inaffondabile Pontedera.